Manuel Bortuzzo si alza in piedi al GF VIP. Concorrenti sorpresi. Grande Fratello VIP. Manuel Bortuzzo si alza in piedi grazie ai tutori. È stata una mattina davvero speciale per i concorrenti del GF VIP. Cos'è successo? Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi grazie all'ausilio dei tutori. Il video è disponibile dopo il secondo paragrafo. In pratica quest'ultimo è uscito dal confessionale non con la classica sedia a rotelle, bensì in piedi grazie al supporto di Alex Belli e Aldo Montano. Oltre ovviamente dei tutori che l'hanno sorretto, sorprendendo tutti i pochi concorrenti del Grande Fratello VIP già svegli. Katia Ricciarelli, appena ha visto Manuel Bortuzzo in piedi al GF VIP, ha esclamato: "Quanto sei alto!" Un momento questo apprezzatissimo anche dai telespettatori, i quali si sono immediatamente riversati su Twitter per commentare. Manuel Bortuzzo in piedi al GF VIP 6. La reazione di Carmen Russo. Con il passare dei minuti anche il resto della casa del Grande Fratello VIP si è svegliato. La prima concorrente a vedere Manuel Bortuzzo in piedi senza sedia a rotelle al GF VIP è stata Carmen Russo. Che dapprima ha stropicciato gli occhi incredula. E successivamente ha confessato senza indugio alcuno quanto segue. Oh mamma mia, stupendo! Ma veramente che bello, che bella sorpresa stamattina! Successivamente Carmen Russo al Grande Fratello VIP ha subito abbracciato teneramente Manuel Bortuzzo. Il quale è riuscito a commuovere Giacomo Urtis. Manuel Bortuzzo senza sedia a rotelle oggi al Grande Fratello VIP. Lulu Selassie scoppia a piangere. Successivamente anche Lulu Selassie ha visto Manuel Bortuzzo in piedi al GF VIP 6. E quest'ultima, appena se l'è visto davanti senza sedia a rotelle, non è riuscita a trattenere le lacrime. Abbracciandolo dolcemente. Poco dopo è arrivata anche Raffaella Fico, la quale ha subito fatto una battuta a Lulu Selassie al Grande Fratello VIP. Ci hai visto lungo e, guarda quanto è alto, un bellissimo ragazzo.